La cosmologia scientifica nasce nel 1917 con il lavoro di Albert Einstein, Considerazioni cosmologiche sulla teoria della relatività generale e come disciplina scientifica o addirittura come disciplina fondante le altre parti della scienza, ha come oggetto l'universo nel suo insieme. Ora, uno si può domandare se sia possibile un'investigazione scientifica dell'universo nel suo insieme e in che senso. Per apprezzare meglio la profondità di questa domanda, dobbiamo partire dicendo che una parola che denoti l'universo nel suo insieme, e questa parola è cosmo, è stata introdotta nel 500 avanti Gesù Cristo, avanti Cristo, si dice da Pitagora. Quindi, per metà della storia, e convenzionalmente si fa iniziare la storia intorno al 3000 a.C., l'uomo ha potuto fare a meno di una parola che denoti la totalità delle cose nel suo insieme. Quindi, se non c'era una parola che denotasse la totalità delle cose nel suo insieme, questa problematica filosofica e poi scientifica non era messa a tema, di sicuro. Le parole che denotano la totalità delle cose nel suo insieme sono cosmo, per l'appunto, mondo in latino, mundus, che è traduzione letterale di cosmo, entrambi vogliono dire bellezza, la bellezza che deriva dall'ordine, e fanno riferimento a una collana per donne, mundus in italiano. Indica monile, cosmo è l'origine della parola cosmetica. Universo è una parola introdotta da Lucrezio nel De Rerum Natura. La cosmologia antica è la cosmologia tolemaica, aristotelica tolemaica, e nella cosmologia, già nella cosmologia antica, un ruolo fondamentale è giocato dalla gravità. Dalla attrazione gravitazionale. Nella teoria di Aristotele, la gravità si spiega con il moto naturale degli oggetti pesanti che tendono verso il centro dell'universo, che coincide col centro della Terra. Quindi la gravità era in un certo senso spiegata e fondava l'ordine del cosmo. Divideva l'universo nel mondo sublunare e supralunare. Nel mondo sublunare c'era il cambiamento, i movimenti violenti, i movimenti naturali che tendono verso il centro della Terra per i corpi pesanti o se ne allontanano per i corpi leggeri, e il movimento circolare perfetto nel mondo superuranico, supralunare. Dei corpi celesti, moto circolare perfetto che non ha né inizio né fine. La gravità, dunque, questo movimento naturale delle cose, fonda anche l'ordine del cosmo antico. La rivoluzione copernicana nel 1543 cambia questo ordine delle cose, cambiando la posizione della Terra e del Sole. Adesso il centro dell'universo è il Sole, la Terra ha preso a circolare attorno al Sole. Questa rivoluzione, che non fu percepita immediatamente come rivoluzione, 1543 è la pubblicazione dell'opera di Copernico, e diciamo i processi di Galileo sono nei primi 30 anni del 1600, a Galileo, i processi a Galileo. Tra le altre questioni importanti, a proposito dell'ordine cosmico, riapre la questione di che cosa sia la gravità, perché se la Terra non si trova più al centro dell'universo, neanche si sa perché gli oggetti vengono attirati alla Terra. Con tutto questo, nonostante questa, diciamo, ignoranza che Newton riafferma, nonostante la sua formulazione della legge di gravitazione universale, Newton dice di non sapere
che cosa sia la gravità. Questo nuovo ordine del cosmo copernicano, che però non spiega che cosa è la gravità, è durato fino al 1917 in un certo senso. Per riaprire la questione bisognava capire che cosa è la gravità. E che cosa è la gravità, anche se non è ancora una questione completamente risolta, e anzi non è una questione risolta, una grossa svolta è stata data da Einstein con le due teorie della relatività, la relatività ristretta del 1905 e la relatività generale del 1915. Queste due teorie mettono in questione la nozione di spazio assoluto introdotta da Newton per fondare la sua fisica. Einstein, prima di tutto, ha riunificato le leggi della meccanica e dell'elettromagnetismo con il principio di relatività, che stabilisce che tutte le leggi della natura appaiono nella stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questo principio di relatività tiene fuori la gravità, perché la gravità di Newton presuppone un'azione a distanza a velocità di propagazione di questa azione a distanza infinita, mentre dal principio di relatività e dalle equazioni di Maxwell segue che la velocità della luce è un limite invalicabile. Allora, partendo da un problema sostanzialmente estetico, Einstein ha lavorato per 10 anni, facendo anche 1000 altre cose, ovviamente non ha pubblicato solo questo articolo del 1915, ha pubblicato molti altri contributi importanti. Nel 1915 ha fondato la interpretazione geometrica della gravità. La gravità non è una forza a distanza, la gravità è una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Ora che c'era questa nuova idea di curvatura dello spazio-tempo, questa nuova teoria, la relatività generale, si poteva applicare all'universo nel suo insieme. Prima, quando spazio e tempo erano distinti, non era neanche possibile pensare allo spazio-tempo non più come un palcoscenico della fisica, ma come un attore della fisica. Ora ci sono le equazioni di Einstein che legano la curvatura dello spazio-tempo al contenuto di energia e quantità di moto dello spazio-tempo. Quindi nel 1917 il problema che Einstein si pose era quello di andare fino in fondo in questa sua nuova idea e vedere se veramente valeva in un senso esteso il principio di Mach, che aboliva lo spazio assoluto e stabiliva lo spazio-tempo come relazione tra il contenuto, tra gli oggetti, le masse contenute nell'universo. Togliamo tutta la massa dell'universo, scompare anche lo spazio-tempo. Questo era il modello cilindrico di Einstein, di spazio-tempo curvo. Una sfera curva era la sezione spaziale del modello di Einstein, il primo passo nella cosmologia moderna. Ovviamente Einstein si fondava sull'idea che lo spazio-tempo dovesse essere statico, ma subito dopo furono trovate, Einstein stesso lo sapeva, soluzioni dinamiche per la curvatura dello spazio-tempo. Nel 1922 da Friedman e subito dopo da Lemaître, un prete belga, padre in realtà della cosmologia moderna. Infatti è nel lavoro di Lemaître che si vede che Lemaître intitola il suo lavoro Un universo in espansione,
come applicazione della relatività generale. Nel 1929 l'espansione dell'universo fu osservata empiricamente da Hubble, ma prevista già nel 1927 da Lemaître. L'universo è pensabile come un oggetto dinamico e un oggetto dinamico che si sta espandendo, ma non si sta espandendo nel senso che è una sfera che si gonfia in qualcosa di esterno. Sono le distanze proprie tra gli oggetti che aumentano al passare del tempo, come se dilatassimo una superficie, diciamo, di gomma, la tiriamo, disegniamo due punti su questa superficie e dilatando i due punti non è che si stanno muovendo, ma si allontanano per effetto dell'espansione della superficie. Questa idea, diciamo, di cosmo dinamico in espansione è un'idea che a tutt'oggi rimane valida, fondata sulla relatività generale, anche se la concezione che abbiamo oggi del cosmo è piuttosto diversa da quella che si aveva nel 1929. Il cosmo è composto essenzialmente di quattro componenti, che sono la materia, includendo in questo la materia oscura, che è la parte più grande della materia, ma materia più materia oscura non costituiscono che intorno al 30% del contenuto di energia dell'universo. L'altro 70% è una quantità ignota non nel senso che non sappiamo nulla, ne vediamo solo gli effetti gravitazionali, è una sostanza che chiamiamo energia oscura, che in un certo modo è interpretabile come la famosa costante cosmologica introdotta nel 1917 da Einstein per trovare una soluzione statica delle sue equazioni, che non c'era, e appunto ha dovuto modificare una soluzione statica cosmologica delle sue equazioni non essendoci, ha dovuto modificare le equazioni aggiungendo questo termine, detto la costante cosmologica, che fu in un certo modo rifiutato da tutta la comunità scientifica una volta scoperto l'espansione dell'universo, tranne il solo Lemaître, che negli anni 40 e 50 era rimasto l'unico a crederci. Nel 1997 questa espansione accelerata dell'universo, cioè i corpi, la distanza tra gli ammassi di galassie sta aumentando, ma non solo sta aumentando per l'espansione dell'universo, ma sta aumentando in maniera accelerata, cioè questa espansione accelera. E che cosa, qual è il carburante di questa accelerazione? È questa sostanza ignota che chiamiamo energia oscura o la costante cosmologica, di cui ignoriamo quasi tutto, tranne il fatto che esiste.